Ma proprio a proposito di carte, vediamo qual è la seconda strategia che ci proponi, long, short e qual è il sottostante. Allora, torniamo a casa con le mie operatività di sempre. Seconda carta, short. Quindi carta a Uno short ribasso, su cosa? sottostante Twitter. Diciamo che fa parte di quel comparto che un po' ha perso forza relativa. Diciamo, non per anticipare nulla, però ecco, è in bella compagnia rispetto con altri titoli. Diciamo, ha sempre tentato di rimbalzare e di non affacciarsi mai con decisione sotto i 60 dollari. Un titolo che abbiamo messo in spread con Facebook e diciamo proviene da mesi di profonda overperformance, però ecco, sembra aver perso un po' di forza. Proverei uno short sotto 60 dollari con un target 55 e con uno stop 64. I mercati stanno rimbalzando, ecco, il Nasdaq sta trovando diciamo un appoggio proprio in questi minuti, mentre insomma chiacchieriamo qui, ha fatto una bella inversione. Anche i titoli tecnologici sono ritornati al rialzo, però in linea di massima è un trade che mi aspetto che, violata quell'area, possa mollare di molto. Quindi ovviamente stringiamo stop e target, perché come 2 settimane fa avevo un attimino previsto, ma insomma non è che era complicato, che sarebbe stata una settimana decisamente volatile. Ecco, forse questa volatile un po' meno, però su questo comparto mi aspetto comunque che la volatilità si mantenga comunque alta. Quindi stringiamo target e stop, sperando di portare a casa anche questa carta. Da un punto di vista prettamente tecnico, guardando il grafico, Giovanni, mi vengono in mente due considerazioni contrastanti. Da un lato, i minimi degli ultimi giorni, che di fatto hanno portato a una chiusura di un gap rialzista che era anche molto significativo e importante. Dall'altra, sul fronte ribassista, invece, il completamento di un doppio massimo, peraltro molto grande. Ecco, direi che proprio siamo in un periodo in cui è da attendersi, ed è lecito attendersi, una forte guerra, chiamiamola così, per quanto possa essere definita guerra, scontro, forse è il termine migliore, fra compratori e venditori.